Siamo al Porto Piccolo, nello specchio di mare, dove la settimana scorsa è avvenuto quello splendido salvataggio. L'auto in mare, una donna che rischiava di annegare e due pescatori che si sono gettati senza pensare un solo secondo né alla propria vita né a quello che stavano facendo, perché l'obiettivo principale era salvare una vita umana. Siamo con Angelo Formisano e Orazio Filistat. A distanza di una settimana, tante le storie raccontate, la cronaca in immediata, però a distanza di una settimana vogliamo innanzitutto sapere come stanno i due uomini che hanno rischiato la loro vita appunto in un momento di difficoltà, ma soprattutto in un momento in cui in inverno c'era una temperatura molto bassa e Angelo peraltro era appena uscito dall'ospedale per problemi legati proprio all'influenza, a quello che aveva vissuto una ventina di giorni prima. Sì, ma fisicamente sto bene e sono contento del gesto che abbiamo fatto io e il mio amico. Per me più di questo non devo dire È altro. riuscito dall'ospedale da un paio di giorni proprio. Un giorno, ero uscito il giorno prima dell'ospedale. Per problemi legati ai polmoni, No, per all'influenza. problemi dell'influenza, per problemi dell'influenza. E adesso, cosa pensare? Avete incontrato la famiglia Sì, della sono. persona salvata? Sì, è venuta la famiglia della persona salvata, è venuto il signor Caffeo, presidente del gabinetto, Capo di gabinetto del sindaco. sì, è venuto il signor sindaco a stringerci la mano. Insomma, siamo contenti, siamo contenti. Orazio, sono soddisfazioni quindi, ma nel momento in cui avete visto l'emergenza, il pericolo, che avete avuto il tempo di riflettere? No, di riflettere no. L'unica cosa che abbiamo fatto è il tuffarci in mare e cercare di, ad ogni modo di tirar fuori la signora. Sono attimi, quindi non c'è da riflettere. È stato difficoltoso l'intervento? Sì, veramente sì, perché la signora già aveva l'acqua sul naso, quindi senza perdere tempo dovevamo subito agire. Era ancora cosciente quando siete arrivati. Sì. E vi ha chiesto aiuto. Sì, certo. Perché in quei momenti appunto la disperazione e l'istinto di salvarsi la vita è predominante su tutto. Poi il rientro, ecco, l'acqua qui è, a parte che era chiaramente freddissima, è anche alta. Sì, è alta abbastanza per coprire l'auto, quindi come le dicevo poco fa, dovevamo subito agire prima che si inondasse l'auto. Vuoi raccontarci, Angelo, i momenti salienti del salvataggio, come siete entrati dentro l'auto, come avete tirato fuori la signora? Ebbene, veramente io la mattina mi piace farmi la partita a carte 3-7, ero seduto che giocavo a 3-7 e ho sentito prima un rumore strano. Poi una persona che si agitava ben vestito, e ho visto sta macchina a mare. Pensavo che sarebbe, forse era il papà di una bambina che aveva preso la macchina, e non ho capito niente e mi sono subito Pensavo che a buttato. bordo ci fosse una bimba. Sì, perché dietro la guardavo e vedevo una figura piccola, con capelli lisci, ma mi sono buttato, non ho avuto nemmeno il tempo di levarmi le scarpe, il giubbotto, mi sono buttato direttamente, sono arrivato vicino alla macchina. Veramente fisicamente non stavo bene, perciò già ero al limite delle forze. Poi l'amico mio Orazio subito ha capito che già io fisicamente, perciò mi ha messo a mio agio, mi ha messo a mio agio. E così abbiamo fatto una bella impresa. Dopo che abbiamo finito tutto, mi sono sentito di una contentezza, una cosa incredibile, delle soddisfazioni che forse nella vita non l'avevo provato mai. Adesso, che segnali ci sono dal comune? Cosa vi aspettate da questa amministrazione, da questa città? Niente, noi dal comune non ci aspettiamo niente. È venuto, ripeto, il signor Caffeo, responsabile. È venuto il signor sindaco, ci ha stretto la mano, certo qualche cosa la faranno, ma a noi questo importa poco. Quello che conta per questi uomini è avere salvato una vita e il riconoscimento migliore, anche se crediamo che l'amministrazione comunale abbia molti strumenti a propria disposizione per premiare il coraggio, il valor civile appunto, con la medaglia che in questo senso è spesso dedicata.